Trasmettiamo ora il fatto del giorno a cura di Emanuela Bambara. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Maria, ben trovati. Ieri Jorge Mario Bergoglio, il nostro Papa Francesco, ha compiuto 79 anni, quindi innanzitutto al Santo Padre auguri, buon compleanno. Da quando si è affacciato per la prima volta a quella finestra in San Pietro il 13 marzo 2013, sorprendendo tutti con quel suo saluto semplice legato alla quotidianità, buonasera, questo pastore della Chiesa Universale non ha mai smesso di farci sentire la carezza calda di Dio sul nostro pello, diciamo così, di pecore arricciato dai problemi economici, di lavoro, dalla solitudine. Noi pecore di questo tempo smarrito lo sentiamo molto vicino, sentiamo la mano sulla spalla di questo apostolo di Gesù, che è capace di raggiungere i più lontani, sia geograficamente che spiritualmente. Questo pastore che porta addosso l'odore di tutti, affinché tutti, ciascuno di noi, senta il profumo di Dio addosso nella propria vita. Con i ragazzi dell'Azione Cattolica, ieri Papa Francesco ha spento la candelina sulla torta che gli hanno donato e il suo pensiero, come sempre, è andato ai preferiti di Dio, i poveri, i migranti, i disperati. E ai giovani dell'Azione Cattolica ha ricordato che il comandamento di Gesù è uno solo, uno su tutti, che comprende tutti, l'amore. Ma amare nel Vangelo non è una cosa astratta, si esprime spesso con il verbo dare. E ai giovani ha detto infatti, se avete due caramelle, il vostro amico non ne ha, che cosa fate? Gliene date una, la metà. Quindi l'amore si manifesta nel condividere concretamente tutto ciò che si ha. Si esprime in atti concreti di giustizia, di solidarietà, di condivisione autentica. Che non significa fare l'elemosina, quindi dare il superfluo e sentirsi così a posto con la coscienza. Ma è proprio un dividere a metà, un donare tutto con agli altri, tutto ciò che si ha. All'Angelus domenica scorsa Papa Francesco aveva ricordato proprio questo insegnamento di Giovanni Battista. Alla domanda che cosa dobbiamo fare, la risposta era semplice, eppure sembra tanto complicata da mettere in pratica. Chi ha due tuniche ne dia una, chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. E il Battista parlava alla folla, ma anche ad alcune categorie di persone che sono chiamate in causa, in prima linea in queste ore, dalle notizie di questi giorni. Gli esattori delle tasse, per esempio, chi gestisce il denaro pubblico. Oggi si è votata alla Camera la mozione di sfiducia al ministro Boschi e la Camera ha votato no per la sfiducia, la richiesta di dimissioni. Nel crack delle quattro banche popolari, Etruria, Carimarche, Cariferma e Carichieti, che sono state salvate per decreto, hanno perso tutti i risparmi molti risparmiatori privati. E Banca Etruria era coinvolta in questo crack, mentre era vicepresidente il padre del ministro delle riforme, Pierluigi Boschi. Oltre 10.000 risparmiatori privati hanno perso tutto, circa 330 milioni di euro, sottoscrivendo quelle che sono chiamate obbligazioni subordinate ad alto rischio. Tra coloro che hanno perso i loro risparmi ci sono anche 500 dipendenti delle banche, che hanno perso circa 8 milioni di euro. I titoli, questi titoli finanziari sarebbero dovuti essere riservati invece soltanto ai grandi investitori qualificati, non ai piccoli risparmiatori. E questi ultimi peraltro non sono stati informati sui rischi così come avrebbero dovuto, quindi c'è stata una grave violazione degli obblighi informativi e valutativi a tutela dei soggetti più deboli. Si sarebbe dovuto usare il fondo interbancario di tutela dei depositi e invece è stato scaricato il peso della crisi bancaria sui cittadini, sui risparmi dei cittadini, i quali peraltro adesso per ottenere un risarcimento dovranno ricorrere all'autorità giudiziaria, all'arbitrato,
che è stato affidato dal governo all'autorità anticorruzione invece che alla Consob o a Banca Italia. Gestirà l'arbitrato, la Camera arbitrale dell'autorità anticorruzione. Questo significherà per i risparmiatori anche altri costi, perché per fare valere il proprio diritto al risarcimento dovranno dimostrare di essere stati truffati, e potrà essere risarcito soltanto chi ha investito fino a 100.000 euro. A detta di molti giuristi invece, questi contratti obbligazionari ad alto rischio sarebbero nulli per se stessi, cioè hanno una nullità re ipsa, come viene chiamata da un punto di vista tecnico, e quindi i risparmiatori dovrebbero essere risarciti automaticamente, non dovendo ricorrere all'arbitrato. Il Consiglio Superiore della Magistratura il CSM ha aperto un'inchiesta per conflitto di interessi sul procuratore di Arezzo che conduceva le indagini su Banca Etruria, mentre era anche consulente per il governo. Ora, in questa situazione così complessa, quello che è chiaro però è che le banche hanno da tempo perso quella funzione per la quale erano stati pensati dai francescani nel 400. Cioè, erano state create incredibilmente all'inizio proprio per curare la povertà, non per produrla. I monti frumentari nelle campagne e i monti di pietà nelle città svolgevano una funzione di raccolta di risparmio e di prestito del denaro a bassi tassi di interesse per aiutare a comprare il pane, il vino, i vestiti, le medicine, il necessario. E questo è quello che si legge in molti statuti delle banche del terzo. Aiutare le persone povere è per esempio la missione dichiarata nello statuto del Monte di Perugia. Ora, l'investimento quindi era da parte della città che aveva la cassa comune nella banca rispetto al bene di tutti, come considerato come il risultato dello stare bene di ciascuno, e quindi un investimento nell'aiutare chi avesse bisogno. La solidarietà era quindi un valore economico ed è questo principio che bisognerebbe oggi recuperare. Il tasso di interesse era minimo perché era quello necessario alle spese di sussistenza e di funzionamento. Quindi l'attività finanziaria era una garanzia dei più deboli contro i privilegi dei potenti e non a loro sostegno. Ecco, oggi la sfida è recuperare quella funzione. Serve un nuovo umanesimo, il Papa lo dice sempre, ma un nuovo umanesimo significa anche una nuova economia, appunto un'economia di solidarietà, di condivisione, di fraternità. Bisogna allora pensare a una nuova finanza, con nuove forme di divisione degli utili e una tassazione più giusta, più equa, più solidale. Bisogna creare forme di lavoro e di impresa che siano collaborative, cooperative, in cui anche i lavoratori possano partecipare agli utili delle aziende, siano in qualche modo dei soci delle aziende, partecipino ai profitti. Le banche, come già varie volte anche in suoi saggi aveva dichiarato l'ex ministro per l'economia Giulio Tremonti, dovrebbero tenere distinta la loro attività di investimento da quella di gestione del risparmio. Cioè le banche commerciali dovrebbero essere separate dalle banche d'affari e speculative. Tanti economisti più autorevoli sostengono questa necessità di separare il trading, il cosiddetto trading, dal credito. E questa è l'unica possibilità per prevenire le crisi economiche. La proposta, per esempio, di questa separazione sarebbe allo studio della Commissione europea da tempo, almeno dal 2012. Dopo che il terremoto finanziario del 2008 ha messo in ginocchio i paesi occidentali e soprattutto l'Europa. Il governatore della Banca Centrale Finlandese, Erik Liikanen, che ha presentato in commissione questo documento con il titolo significativo Mai più la crisi, ha dichiarato che è ora di porre fine al sistema con il quale si privatizzano i profitti e si socializzano le perdite. Quindi la posizione nel campo economico di Papa Francesco non è dissimile da quella di molti specialisti di economia, anzi è proprio su quella strada. Il nostro economista, per esempio,
italiano, l'esibito italiano Leonardo Pecchetti, ordinario di economia politica all'Università Tor Vergata a Roma e presidente di NEXT, Nuova Economia per Tutti, in un dossier di orientamenti pastorali presentato l'anno scorso, scriveva: nessuno mi convincerà che un euro risparmiato da un high frequency trader, cioè da un operatore dell'alta finanza, sia meglio di un euro speso per la scuola e per la sanità. Quindi le banche dovrebbero investire i risparmi dei quotidiani dei cittadini, che sono frutto di sacrifici, frutto del lavoro, delle fatiche, per promuovere l'economia reale e non il profitto di alcuni. Invece oggi sono tutelati soprattutto gli istituti bancari, che mettono a repentaglio i risparmi dei cittadini con speculazioni finanziarie. Nell'enciclica Laudato Si, Papa Francesco scrive che il sottotraggio di ogni costo delle banche è stato fatto pagare la popolazione. La crisi finanziaria del 2007-2008 era invece l'occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici e che non sia regolata dal paradigma tecnocratico del consumo. Utilizzando il di più per chi non ha nulla, dove il di più però non è soltanto il superfluo, gli spiccioli, ma è il necessario, quindi una redistribuzione del reddito, secondo quel principio, sia 2 sia 1. Questo pomeriggio Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Carità all'ostello intitolato a Don Luigi Di Liegro, che è stato il primo direttore della Caritas a Roma. Questo ostello ospita circa 200 persone senza fissa dimora e ogni giorno dal mangiare ad almeno 500 indigenti. La coesione sociale, la solidarietà, la pace sono un valore economico, sono un capitale da preservare. I legami sociali positivi, la dignità delle persone sono il vero profitto di uno Stato civile ed è questa la civiltà che dovremmo praticare ed esportare. Ma quindi è soprattutto la civiltà che dovremmo imparare, studiare, mettere a punto, organizzare con un nuovo management di umanità, potremmo dire, un nuovo management di un nuovo umanesimo. I meccanismi finanziari monetari hanno preso il sopravvento ormai e sono diventate quasi delle trappole per topi. Bisogna allora recuperare la centralità della persona umana, della qualità della vita dei cittadini, per garantire a tutti l'effettivo esercizio dei diritti umani fondamentali che la Costituzione sulla carta riconosce e difendere tutti dal dominio di una finanza che invece realizza schiavitù, sofferenza e morte. Questa è civiltà. Che cosa dobbiamo fare? È quella domanda che mi torna. È semplice la risposta. È quanto difficile forse da realizzare, faticosa da mettere in pratica. Del padre, chi ha del figlio, due che ne dia una, santa, chi ha da mangiare ne dia chi non ne ha. L'acqua è un bene di tutti e non può essere a pagamento. L'energia elettrica e il riscaldamento sono dei beni primari, necessari, che non possono essere tolti a chi non può pagare. Queste sono regole semplici di base di un'economia sana e di successo. Ed è questa la sfida per gli economisti. Il costo sullo sviluppo economico delle diseguaglianze è da sempre oggetto di studio
e di interesse da parte degli esperti in scienze economiche. Però in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, semplicemente per ridurre eterno riposo, l'onore Signore, risplenda ad essi, la luce perpetua, riposo in pace e amore. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, l'uomo. L'etica, l'economia, la politica, la finanza, la sicurezza, la salute, la pace. A tutti auguro ancora un buon ascolto di Radio Maria e una buona lettura sul web di Interris, www.interris.it, e vi do appuntamento la prossima settimana, venerdì prossimo. Abbiamo trasmesso il Fatto del Giorno a cura di Emanuela Bambara. Massime tra 9 e 14 gradi. Al centro nuvole irregolari anche compatte su Toscana, Umbria e Alte Marche. Prevalenza di sole invece sul resto delle regioni. Temperature stazionarie massime tra 10 e 15 gradi. A sud parzialmente soleggiato per frequenti velature di passaggio, a tratti